Alfredo, raccontaci qualcosa di te, no? Qualcosa della tua vita. Io comincerei proprio dal momento della tua infanzia in cui ecco, sei andato a Perugia. Sei andato a Perugia, io, ecco, poi ci racconterai per bene tutto quanto, però in un posto, in un momento particolare della storia d'Italia, possiamo dire, in cui Perugia, questa scuola di Perugia era all'avanguardia, no? Aveva un sistema veramente importante, no? Perché? Perché c'era un signore, no? Che in quel periodo era Basaglia e stava lavorando moltissimo ad un percorso di vita che mi piacerebbe, insomma, che lo raccontassi tu. Parliamo degli anni, subito dopo gli anni 70, il principio degli anni 70, tu avevi 9 anni, ti trovi a Perugia. Ma come posso dire, io ho fatto parte di quel sistema di Perugia per 2 anni e lì c'era Basaglia, era il momento del basaglismo, un collegio chiamato Opera Don Gonella, che era all'avanguardia a livello nazionale, a livello degli anni 70 in cui era ancora un tabù la salute mentale in Italia. Loro erano all'avanguardia, avevano molte scelte, tant'è vero che sono stato ospite per 2 anni, mi hanno accolto bene. Ho studiato, ho imparato a inserimenti con la gente, fatto del teatro, una cosa normale. Quindi era un collegio, noi a volte, ecco, insomma, Alfred, noi abbiamo a volte la visione di un collegio come un luogo quasi punitivo, no? Per dire dove tutto era in modo, ecco, molto forte, no? Cioè, la disciplina, eccetera. Tu in quel collegio hai trovato un mondo che è un mondo al tuo servizio, possiamo dire. Prima di tutto questo collegio era molto libero e democratico e c'era molta anarchia perché ognuno era libero di fare quello che vuole, cioè ognuno era secondo le sue facoltà, motori, intelletto, eccetera, si andava avanti. E io mi ricordo molto di Perugia quando ho avuto dei scontri molto veramente positivi, perché a quegli anni avevo un po' peso della mia salute, perché venivo di un difficile momento di frustrazione e quant'altro. Trovandomi in quel soggetto, in giro di 2 o 3 mesi mi sono ripreso, ho conosciuto persone che non me lo aspettavano, perché lì è iniziato un mio nuovo percorso. Tu sai che Perugia aveva sappiamo che Perugia aveva dei laboratori scolastici e laboratori per inserimento lavorativo, tra cui il laboratorio famoso della ceramica. Perché in quel collegio si faceva dell'ottima ceramica. Io lavoravo in oggettistica diversa, ho avuto modo anche di lavorare nella pelletteria, ma non quella difficile, quella piccola, semplice. Mi ricordo che quegli anni fece un borsello, mi dettero 3.500 lire. Ero ottimo a Perugia, cioè, arrivò un signore e disse: "Tu mi hai fatto un borsello personale, ti do 3.500 lire." Io dico, io rimasi, ho capito che in quel momento da bambino serviva che mi aveva dato qualcosa, insomma. Cioè già in quel momento mi sentivo in me, anche se avevo 10 anni, però Utile in utile quel tutto. momento. Ma la cosa importante è che mi avevano dato la possibilità di uscire, di prendere l'autobus e andarmi a vedere una partita, essere autonomi. Cioè la domenica io con alcuni amici miei uscivamo, andavamo dove si poteva andare in giro e quant'altro. Quindi più che altro l'era di Renato Guri, quel famoso agro, io sono andato a vedere quell'anno quando il Perugia salì in Serie A, insomma, Quel quindi il Perugia famoso, grande no? Il Perugia, insomma, grande l'inizio Perugia. della Serie A, Sì. si stava in tribuna, mi ricordo, e
E quindi hai potuto vedere pure quello splendido centravanti che si chiamava Solier, o no? Solier, no, non lo so se c'era Solier, perché quella era la Serie B. Ah, perfetto. Quegli anni della Serie B, quegli anni che il Perugia... Prima allora, subito prima della Serie B. Della Serie A, dico della io. Della Serie A, sì, perfetto, sì, quindi... Sì. E niente, lì ho avuto l'onore di conoscere anche persone importanti attualmente di Campobasso, che sono rimaste amici, dottore, anche qualcuno che... perché lì ho conosciuto gente del mio paese che venivano a studiare a Perugia, quindi ho avuto l'onore di conoscere lì e anche loro hanno testimoniato che io stavo bene, com'era la mia realtà. Cioè uno di loro potevano testimoniare e ho avuto anche un operatore molisano nel mio collegio, insomma, quindi è stato un anno, un sei mesi con lui, nel mio collegio. La cosa importante che c'era che lì si iniziava a fare i primi gruppi appartamenti, cioè quell'anno io non ci sono riuscito perché avevo una famiglia, quindi mi hanno fatto ritornare a casa, quell'anno avevo una famiglia, un fratello, quindi avevo un calore umano di casa, perché se non sarei rimasto anch'io, insomma, quindi un po' me ne pento, perché però l'età, 10, ritorno del 72, ritorno proprio... Avevo 11 anni, insomma, quindi la cosa importante è che lì c'era un sociale, perché le persone che uscivano venivano da noi, cioè i familiari, la gente comune, venivano da noi per farci sentire in famiglia. Si organizzavano le feste, si organizzavano le gite, perché la cosa importante è che il basaglismo inizia a uscire. Sì, determinava un approccio completamente diverso molto, di quello molto che era importante prima. Perché Perugia ha iniziato quegli anni che Perugia ha fatto un passo molto importante. Iniziava a far uscire i ragazzi della Santa Maria della Pietà, a farli venire a Perugia. Poche persone avrebbero fatto... Se voi sapete cosa significa Santa Maria della Pietà, era un manico. Cioè, ma loro riuscirono a prendere qualcuno di Santa Maria della Pietà per farli venire da noi, per inserirli in questo, sì, perché ci credevo all'inserimento. Certo. Io parecchie persone che conoscevo di Santa Maria della Pietà mi facevano paura, allora, però capivo che fondamentalmente da lì iniziava una storia in particolare. La vicinanza, l'uguaglianza, che poi in giro di 2 o 3 anni questo collegio da nazionale diventa regionale, perché Perugia aveva molti problemi con la gente comune, quindi non era più nazionale, perché venne riconosciuto da Basaglio come un collegio di Serie A, cioè rimasi, mi dissero, perché io l'ho sfiorato. Io ci sono andato l'anno dopo in cui c'era Basaglio e mi dissero che aveva un'eccellenza del genere. Forse Basaglio voleva quel tipo di collegio. Aveva cominciato ad operare, quindi chi? I cambiamenti ci sono stati. Tu sei entrato nel momento in cui il cambiamento era già in atto. Sì, sì, ma già in atto, perché quello degli anni 70, in quel periodo, avere Perugia, l'Opera Don Guanella, che era una sede staccata dell'Opera Don Guanella, Luigi Don Guanella di Roma. Sì. Cioè c'era una sede a Luigi Don Guanella in Roma. Era una sede staccata. Lì hanno sperimentato le nuove regole, diciamo, sì, no? Sì, chiamiamole sì, regole, però le intuizioni che poi hanno portato alla chiusura dei manicomi, diciamo. Da qui ci è venuto molto tempo ancora la chiusura, perché mi pare, se non sbaglio,
la chiusura dei marchi iniziò negli anni 80, 82. Sì, però lì si iniziava a uscire, no? Il seme in questi esperimenti, sì, no? Perché ci sono stati. Perugia, io ebbe modo di conoscere un signore, mi dice che Perugia stava per andare all'avanguardia, perché era una cosa molto importante, perché quegli anni che Perugia iniziò a uscire dal 68, iniziò il femminismo, eccetera, e a dare un luogo importante. Sono importanti questi percorsi, no? Sono percorsi di civiltà. Ma io la cosa che mi sono meravigliato è che Perugia, in quegli anni mi sembrava che era un istituto europeo, non era in Italia, perché quella struttura era uguale a quegli europei. C'erano gente qualificata, maestre che si prestavano, chi volontariato e chi lavorava, quindi c'era un inizio da un volontariato a lavorare. Certo, Alfred, è chiaro, no? Voglio dire, si capisce perfettamente che quando si comincia a operare in questo modo significa solo crescere, no? E mettere in relazione le persone che ci sono, che sono dentro, diciamo, ad essere considerate. Il fatto di attrarre per tante persone che vengono pure a trovarvi, a farvi sentire in famiglia, che vengono, no? Che sono presenti nel corso della vita, vuol dire tante cose. Però, insomma, tu hai fatto le scuole elementari. A un certo punto si è interrotto questo rapporto con il collegio, ti sei portato dietro tutto il bagaglio naturalmente, però sei ritornato in questo Molise. Ecco, la tua storia, quando sei ritornato, cioè tutto quel bagaglio lo conservi fino a oggi, l'hai conservato in tutte le esperienze, ecco, però che cosa hai trovato nel Molise? A quell'epoca lì non ho trovato niente, insomma, ho trovato alcune persone che mi hanno dato una mano, che erano i primi laureati, persone che stavano in quel settore dell'infanzia, diciamo, quelle persone che mi sono stati vicini, addetti al lavoro, psicologo e quant'altro, che mi hanno fatto inserire in quel mondo scolastico, perché nel sud, a Campobasso, c'era il pregiudizio totale, insomma, veniamo nel sud, scuole di un diverso tipo, una mentalità ancora ristretta. Ma neanche preparate le scuole, no? Con gli insegnanti, con gli altri alunni, le famiglie, non credo che siano preparate in quel periodo. Qualcosa di preparato c'era, però snobbavano, fingevano, perché non davano peso, no? Perché quegli anni c'erano persone capaci, però l'uno e l'altro. Più che altro snobbare, quindi pregiudizio. Ho iniziato a fare le scuole, ho fatto fino all'ultima terza media, normale. Dopo, una volta risolti i problemi, me la sono cavato tra lui, no? Ho conosciuto nuovi maestri che sono andato d'accordo, insomma, quindi avevo avuto un maestro grande che nella quinta elementare, molto importante, che mi ha imparato la vita com'è, cioè si è arrabbiato, ehi, imparti cos'è la vita, e vai avanti. Ti ha dato questo sistema, diciamo. E sono arrivato alla terza media, quindi tra un po' l'altro. Poi negli anni 2000, perché poi ho fatto anche un po' di articolo 23, la grande battaglia, ho iniziato a fare... Fammi capire che cos'è questo articolo 23. Era un sussidio giovanile, cioè l'articolo 23 aiutavano le persone che non avevano fatto... Lavora, c'era un progetto, un inserimento a progetto, sì. Cioè quello che era a termine, si chiamava la famosa tempo, se, a quell'epoca si chiamava l'articolo 23. Sì. Perché c'era una legge che poi... Perché questo l'abbiamo fatto durare 2 anni, non più, perché prima era 1 anno, poi
E ho conosciuto lì, ho fatto un'esperienza che mi è stata molto positiva, anche se molto positiva. Però finisce là, ognuno per strada. Con passare dei tempi, inizio qui nel Molise a conoscere un ambiente, una cooperativa con alcune persone, con uno che ha fatto il progetto, una cooperativa tipo B. La prima cosa che io ero socio fondatore, perché la cosa importante è che ero inserito in un ambiente molto importante. Quell'ambiente a un certo punto era protetto, però dovevo essere autonomo, capace di avere le tue responsabilità e capire che facendo un tipo di lavoro era salutare il personale per me e quant'altro. Con passare degli anni, questa cooperativa tipo B, che so, si è trasformata in un grande successo. Lì le terapie, guarire, come dice, si può. E abbiamo avuto dei grandi successi. Clienti che sono venuti da noi. Noi che facevamo oggettistica e ci facevano, avevamo un budget economicamente molto importante, perché i clienti non guardavano che tipo eravamo. Sì, erano, guardavano gli oggetti. Cioè, in quel guardavano gli oggetti che noi facevamo. Cioè entravano a mani vuote, uscivano a mani piene, più di qualcuno ci faceva le commesse per i loro matrimoni, i loro ricordi. In quell'ambiente lì c'è stato alcuni discorsi molto legati a stare bene, a capire una responsabilità. Perché se noi andiamo a capire, io per me il lato economico era una cosa ultima. Cioè io pensavo di stare bene io, che ero felice. Già il fatto che viaggiavo, ero un pendolare, entrare al terminal, vedevo un sacco di persone, cioè la mia mente era serena, cioè andavo fuori dai miei steccati. Già il fatto che il giorno conoscevi 9 persone e quindi era diventata una cosa che io ero tranquillo, c'era arrivato come se avrei fatto scuola superiore, come avrei fatto una cultura diversa da quello che fino a ieri in quel momento l'avevo fatto. Perché? Andando alla cooperativa P ho sperimentato che io ho fatto cose che non me l'aspettavo io personalmente. E io non aspettavo i complimenti. I complimenti li mi davo a me stesso. Cioè, perché io ho conosciuto persone molto importanti, gli ho fatti i contratti, tante persone sono venute da me per fare quel tipo, perché avevano capito che il sistema della cooperativa funzionava. Noi in un anno abbiamo avuto molte delle commesse importanti che solo noi sapevamo, dovevamo gestire. Chi stava ai nostri fianchi, che era un responsabile, avevo in mezzo a noi, ha imparato a conoscere, si era arricchito anche lui mentalmente. Cioè più di qualcuno si sono aggiornati. Più di qualcuno di mezzo a noi dice: ma questi stanno correndo, perché eravamo un punto dove era importante, cioè era molto molto importante il via di questo cooperativo. È servito essenzialmente a costruire, come cioè, iniziava a uscire la prima volta il Molise, il basaglismo, cioè perché l'impegno, perché noi, la mia cooperativa, perché io sono socio,
Abbiamo dato risalti nazionali, fuori confini regionali. Cioè, tant'è vero, più di qualche persona ci complimentate, voi state portando il nome del Molise. Molto importante, perché questo progetto che nacque, l'abbiamo fatto leggere a qualcuno, ragazzi, questo sta andando fuori dal vostro progetto, è molto superiore a quel progetto che era là. Quello che era iniziale. È iniziato perché volevano che noi andassimo avanti, perché noi eravamo la ricchezza del territorio. E poi? Ma nel frattempo abbiamo fatto anche delle mostre molto importanti. La prima cosa che ci dicevano i clienti: non andate nelle bancherelle, perché nelle bancherelle, perché avete un prodotto di qualità. Vi raccomando, voi avete un prodotto di un'alta qualità di lavorazione. È una cosa che io a livello economico avevo una borsa lavoro attinente però ai canoni, perché noi non potevamo superare dei canoni, perché ognuno aveva le sue cose importanti. E poi avevamo il demerito, non c'era il demerito, c'era chi era in grado di più, faceva chi prendeva di più. A me non mi è pesato, perché ho detto, io ero contro questo sistema, però purtroppo passare negli anni, che a volte con il mio diretto interessato ci sono state dei forti discussioni, perché la cosa che ho capito, io ero un esterno, cioè ero un esterno, ero socio fortunato, nello stesso tempo ero un esterno fortunato, ero socio, tant'è vero che l'atto l'ho dovuto, era su di me, quindi ci siamo allargati e quant'altro. E quindi, ecco, l'ultima cosa è proprio questa, la tua, insomma, io me l'ero un po' appuntato come ultima domanda, no? Quello che noi, ognuno di noi, no? Sì. Guarda al futuro, no? Sì. E insomma, tu come lo guardi questo futuro? Che cosa ti aspetti? Che cosa, se dovessi dire, per esempio, qualcosa a noi che stiamo qua, a me, insomma, se mi dovessi dire quello che dovrei fare per essere più adeguato anche verso gli altri, insomma, tu che cosa guardi, mi diresti? Una cosa importante, l'illusione è una brutta cosa, perché l'illusione mi ha insegnato che mi sono illuso molte volte. Io dico questo, vivere alla giornata, perché non puoi, cosa sa, fra 20 minuti, un'ora, cosa può succedere? Quindi io di calcolo, allora ho deciso di vivere il quotidiano tutti i giorni, perché purtroppo se mi faccio dei calcoli posso anche sentire, perché l'illusione è la parte più negativa, come la penso io. Quindi anche chi come voi, come vivere la giornata ti gratifica, perché ti alzi. Prenderti una, fare colazione è una cosa molto importante, fino a se stessi, insomma. A parte che poi ho i miei genitori, la cosa più bella è che fai colazione con i tuoi genitori, c'è una positività molto importante. Cioè, questo è, non fare i grilli, perché adesso inizio ad avere un'età e non so. Quindi non so, mi devo frenare le mie età. E devi essere più sobrio, dici tu, no? Più calmo. Ma essere più sobrio, perché questa è la verità. Quindi io mi auguro che più di qualcuno sappia che il sociale, l'aiutare agli altri è una cosa importante. Cioè togliere, abbattere il pregiudizio, lo stigma è una cosa importante. Perché ci sono delle realtà, ritorniamo, molto importanti. Se io, anche stando con qui in questo momento, c'è una cosa che mi arricchisce, non mi fa pesare la mente, non mi fa
solo mi sta facendo di star meglio, insomma. Quindi cerchiamo il meglio, eh? Ma si cerca, perché è normale, se non si cerca non si va. Grazie. Grazie a te.